Lunedì 26 novembre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qui, inizia oggi una nuova settimana, se non sbaglio l'ultima di novembre. Cristina, chiedo conferma a te, se mi conferma, credo sì, l'ultima di novembre, giusto, grazie mille. L'ultima di novembre è iniziata, ci avviciniamo quindi sempre di più a dicembre. Vi ricordo che il 7 dicembre faremo uno speciale Sant'Ambrogio con collegamenti alla Fiera degli Ebrei e dal Teatro Dal Verme, da cui sapremo chi saranno gli ambrogini d'oro di quest'anno. Oggi torniamo a parlare invece della nostra città, parliamo di uno dei protagonisti della nostra città, una associazione che ne è protagonista e che gestisce anche un piccolo angolo di Milano in ottima maniera, un angolo che oltre ad essere gestito bene va anche ricordato spesso perché è uno di quegli angoli interessanti, intelligenti, importanti, per me dire un angolo giusto da andare a Milano. Perché vi ho detto giusto? Perché parliamo proprio della Foresta dei Giusti, dell'associazione Gariuo, e diamo qui il benvenuto a Viviana Vestucci. Buongiorno Viviana. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie mille di essere qui. Allora, appunto, dicevo, Gariuo, la Foresta dei Giusti. Che cos'è Gariuo? Cos'è la Foresta dei Giusti? Gariuo è un'associazione che è stata fondata nel 1999 da Gabriele Nissim, scrittore, saggista e giornalista, Pietro Kuchukian, console onorario d'Armenia in Italia e anche figlio di un sopravvissuto al genocidio dell'Armenia, e da due filosofe, Ulianova Radice e Anna Maria Samuelli. E Gariuo si è data il compito di diffondere la memoria, il ricordo e l'esempio dei giusti, che sono persone che hanno soccorso, aiutato, salvato altre persone in un momento della loro vita, quindi si sono assunte la responsabilità di fare qualcosa per gli altri. Non sono eroi, sono persone come le altre, che in un certo momento si sono rese conto che il male stava per prevalere e hanno reagito, anche se questo poteva mettere a rischio la loro vita. Quando nascono i giusti, diciamo, come idea appunto di riconoscere queste persone, e chi sono i primi che sono stati riconosciuti? Allora, l'idea iniziale è stata, diciamo, ideata, è stata pensata in Israele con il giardino di Yad Vashem, che ha cominciato a essere creato nel 1962 vicino al mausoleo della Shoah. Lì era un posto dove dovevano essere riconosciuti e onorati tutte le persone non ebree che avevano salvato gli ebrei durante la persecuzione nazista. Da questo spunto Gabriele Nissim e gli altri fondatori di Gariuo hanno pensato di estendere il concetto di giusto a tutte le persone che si sono poste ai genocidi, alle guerre, alla violenza, non solo durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi non solo salvando gli ebrei, ma anche salvando gli armeni negli anni intorno al 1915, quando nell'Impero Ottomano gli armeni, la popolazione armena è stata deportata e decimata, e anche nelle altre guerre, nelle altre situazioni di pericolo e di conflitto che ci sono state. Nei genocidi del Ruanda, per esempio, quello in Bosnia, nell'ex Jugoslavia. Quindi nei giardini... Anche guerre molto più recenti, perché sappiamo anche, dell'archeologo di... Sì, di certo, Mira. Certo, un personaggio che è stato onorato e riconosciuto è anche Khaled al-Assad, l'archeologo siriano che a Palmira nel 2015, nell'agosto, è stato ucciso dai combattenti dell'ISIS quando hanno occupato Palmira e hanno cercato di sottrarre i tesori archeologici che lì c'erano. Quindi i giusti sono anche i giusti dell'oggi. E che vado, quello è molto interessante, appunto, che non stiamo parlando di una cosa ormai andata, che comunque sarebbe da ricordare, nel senso che stiamo parlando
di persone, ad esempio i primi giusti appunto che hanno aiutato gli ebrei a sfuggire al genocidio, a sfuggire alle leggi razziali, insomma, ad esempio allo Yad Vashem c'è Gino Bartali, so ad Sì, esempio, insomma, un certo. italiano che aiutò Sì. tantissimi ebrei semplicemente, e quando diciamo semplicemente immaginiamo il clima dell'epoca, portando documenti nascosti nella Certo, famosa casa della bicicletta, certo. cercando di aiutare. Ma si va ben oltre, questo è anche Sì. molto interessante, cioè, appunto, ben venga il ricordo, ben venga la memoria. Ma anzi, sarebbe bello se non ci fossimo più in realtà, perché va a vedere che il Sì, mondo non ne ha più non bisogno, aveva più non ha più bisogno bisogno. dei giusti. È molto bello vedere che, però, Sì, nonostante ci siano le guerre, nonostante ci certo. siano i conflitti, i giusti continuano ad esserci Sì, invece. continuano a esserci, opporsi. Ci sono giusti anche persone che recentemente, durante gli attentati terroristici a Parigi, per esempio, Lassana Bathily, un giovane del Mali che viveva a Parigi, ha salvato gli ebrei, i clienti ebrei di un supermercato kosher, nascondendoli nella cella frigorifera durante l'attacco, ed è stato riconosciuto come giusto, è venuto a Milano, è stato onorato al Monte Stella. E ricordo l'interesse degli studenti, dei ragazzi che erano venuti alla cerimonia al Giardino dei Giusti per questo ragazzo giovane che in un momento della sua vita, che faceva un lavoro, faceva il commesso, ma in un momento della sua vita ha potuto fare un gesto di grande coraggio per salvare Ma infatti, qualcuno. credo che anche il nome Giusti sia veramente geniale, perché appunto in quell'istante quel ragazzo, che può essere chiunque di noi, che fa il suo lavoro tutti i Certo. giorni, che fa il commesso all'Esselunga o Sì, sì, frigge le sì. panatine al Sì. Certo, McDonald's, fa la cosa giusta. certo. Un altro caso un po' simile, quello di Hamadi Ben Abdeslam, la guida tunisina che al Museo del Bardo nell'estate del 2015 ha salvato un gruppo di turisti italiani durante un attacco dell'ISIS al museo. Li ha fatti uscire da un'uscita secondaria e li ha messi in salvo. E quindi anche lui è stato onorato come giusto a Milano. E tra l'altro a Milano, quando è venuto, ha potuto anche incontrare una parte delle persone che aveva salvato e che non aveva più rivisto da quel giorno tragico. Già solo da questo si capisce l'importanza che ha appunto tutto questo, che ha il Giardino dei Giusti, che giustamente dicevi, ogni anno c'è una celebrazione che avviene a marzo. È interessante che questo, no? Il 6 marzo è la giornata europea dei giusti. Sì. L'Italia ha riconosciuto questa Sì, data come festa come vera e propria, solennità come civile, solennità sì. civile. La giornata, inizialmente la giornata dei giusti come solennità è stata riconosciuta, istituita dal Parlamento europeo nel maggio del 2012 come giornata europea dei giusti. Il Parlamento europeo allora aveva sollecitato gli stati aderenti all'Unione a fare lo stesso nel proprio ordinamento. L'Italia è stato il primo paese ad accogliere questo invito e nel dicembre del 2017 ha istituito la giornata dei giusti dell'umanità il 6 marzo. Quest'anno, un po' di sfortuna, cade proprio durante il periodo di Carnevale, quindi in realtà la Sì. commemorazione verrà spostata di una settimana appunto al 14 di marzo, Giusto. dove appunto verranno insigniti del titolo di giusti, nuovi giusti, e verranno inseriti questi ceppi nel Giardino dei Giusti di Sì, Milano, giusto? giusto. Mi dicevi l'importanza, ad esempio, era anche non solo per il discorso del carnevale, insomma, era meglio spostarla, ma anche perché è meglio che si faccia un giorno le scuole, dicevi, Sì, l'importanza sì, quindi dei piccini, diciamo, chiamiamoli certo. così. Il lavoro di Gario è rivolto principalmente, insomma, in gran parte verso le scuole, verso i giovani, gli studenti. Ci sono insegnanti che in scuole di Milano, provincia, ma anche in tutta Italia, collaborano con Gario, presentano le figure dei giusti a scuola, i ragazzi scelgono un giusto, c'è un concorso, è stato anche istituito un concorso Adotta un giusto, i ragazzi scelgono le figure in cui pensano di identificarsi di più o che li hanno più colpiti, durante l'anno producono dei lavori e poi i lavori vengono esaminati da una commissione e premiati e quest'anno questo concorso Adotta un giusto si concluderà in aprile. E quindi è molto importante il lavoro con le scuole perché onorare i giusti deve avere uno scopo educativo, far capire
ai ragazzi che chiunque può diventare un giusto purché capisca di avere una responsabilità personale in quello che fa e capisca che in certi momenti bisogna anche agire e opporsi a qualcosa di negativo che sta accadendo. Il Cinturone Giusti è un posto, appunto, diciamo, a Milano ben preciso, perché sulla montagnetta di San Siro, l'angolo verde della montagnetta di San Siro, che però ultimamente insomma ha fatto parlare un po' di sé, o meglio, Sì. ultimamente forse no, un po', diciamo, dello Po' di scorso sì, anno si è sentito po' di parlare anni spesso, fa. perché la vostra idea sarebbe quella di migliorarlo, di renderlo Sì. più grande, più attrattivo anche, viene da Sì. dire, nel senso che effettivamente un po' al momento, un po', Sì. si perde un pochino, no? Sì, certo, Quindi cosa certo. avete pensato di fare? Dunque, questo giardino, questa parte del Parco del Montestella è stato concesso dal Comune di Milano a Gariuo nel 2003. E poi nel 2008 è stata formata un'associazione, l'Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano, che comprende il comune Gariuo e l'Unione delle Comunità Ebraiche, che assieme gestiscono il giardino. Nel giardino vengono piantati durante le cerimonie per la giornata dei giusti degli alberi e posti dei cippi appunto per onorare queste persone. È stato pensato di migliorare diciamo, la struttura del giardino creando un piccolo auditorium, scusate, un piccolo anfiteatro per consentire agli studenti, alle persone che partecipano alla cerimonia, che si svolge in marzo, di sedersi durante la cerimonia, ma non solo in quel giorno, perché in realtà il Giardino dei Giusti viene visitato dalle scuole quasi tutte le settimane. Ci sono gruppi di studenti che vengono, ci sono delle guide che li accompagnano nella visita e quindi diciamo. Realizzare anche dei vialetti di accesso e delle Questi avete delle piccole, foto di com'è adesso, sì, e forse prima qualche foto di qualche ecco, render, di qualche idea? delle, esatto, delle strutture, tra l'altro anche dei muretti molto bassi di appoggio alle targhe, perché ora quando si piantano gli alberi bisogna tenere conto anche del fatto che gli alberi crescono e occupano sempre più spazio. Quindi, non è più possibile adesso, d'ora in avanti, per ogni giusto ogni anno piantare un albero, proprio perché gli alberi hanno bisogno di molto spazio, quindi la parte riservata al Giardino dei Giusti dovrebbe essere ancora molto più ampliata. Quindi d'ora in poi per i giusti verranno messe delle Le targhe, targhe. poste delle targhe, quindi saranno messi dei muretti molto bassi proprio per accogliere queste Saranno davvero targhe. muretti molto bassi, perché sappiamo Sì. che insomma su questo c'era Sì, stata un no, po' la no, è vero, polemica. c'erano state delle polemiche, delle critiche, perché da alcuni residenti della zona e gruppi ambientalisti era stato espresso il timore che questo progetto potesse avere un impatto troppo forte sul giardino, quindi muri, barriere. Accogliendo queste critiche, il progetto ha subito una radicale revisione, è stato molto alleggerito, sono anche stati scelti dei materiali ecocompatibili che si adattano molto di più all'ambiente naturale, quindi non il cemento, ma altri materiali, e quindi questo, diciamo, dovrebbe risolvere questo problema e rassicurare coloro che si erano Ma che cosa vorrebbe lamentati. diventare il Giardino dei Giusti nel prossimo futuro? Vuole essere un luogo dove la memoria del bene viene ricordata, deve essere un luogo dove anche chi passeggia, chi va solo per stare all'aria aperta, godere della natura, arrivando si renda conto di essere in un ambiente particolare, dove oltre alla natura c'è anche la memoria del bene e dove si può riflettere. E quindi, per esempio, anche il fatto di realizzare questo piccolo anfiteatro può consentire anche altri visitatori di sedersi, leggere un libro, stare a pensare, a parlare con altre persone, quindi accogliere
chi visita il giardino e vuole soffermarsi. Quindi, diciamo, il progetto è stato rivisto in questo modo per ridurne l'impatto e per rendere il giardino più fruibile. Quando vedremo il giardino nella nuova veste? Se abbiamo delle idee, allora, delle date? L'iter per questo progetto di riqualificazione rivisto è quasi concluso. C'è stato già l'approvazione, diciamo, generale da parte del comune. Ora resta, diciamo, il passo della conferenza dei servizi, che è quella che riunisce tutte le strutture amministrative coinvolte in un lavoro che riguarda un parco urbano. Ma noi pensiamo che questo dovrebbe avvenire in tempi brevi, quindi dall'inizio del prossimo anno di poter iniziare i lavori. Rischiamo di avere già quindi una mezza qualcosa di nuovo per il 14. Sì, non, probabilmente non interamente, ma speriamo una parte, diciamo, di migliorare in questo senso il giardino. Ecco, Garivo appunto tutto l'anno, spende tutto l'anno nella ricerca, nella memoria, nel ricordo, e anche appunto anche spesso nella ricerca anche dei luoghi giusti, come diceva giustamente prima Viviana. Come possiamo fare per seguire l'attività quotidiana? Perché comunque so che spesso avete attività durante tutto l'anno, e soprattutto mi raccontavi questo bellissimo progetto che fate con le scuole. Come possiamo fare quindi per entrare in contatto con Garivo? Dunque, c'è il nostro sito www.gariwo.net. Poi siamo anche presenti sui social network, Facebook e Twitter, e organizziamo anche delle conferenze, degli incontri. C'è stato un ciclo di incontri l'anno scorso al Teatro Franco Parenti. Il 30 gennaio del prossimo anno ci sarà, celebreremo la giornata della memoria con un'iniziativa con le scuole al PIME, all'auditorium del PIME in via Mose Bianchi a Milano, e questo è un incontro in cui partecipano centinaia di studenti che arrivano anche da fuori Milano, dalla provincia, anche da altre regioni. E ecco, l'altro modo è nelle scuole, noi chiediamo agli studenti di lavorare sui giusti, studiare queste figure, collaborare con gli insegnanti che li propongono, perché per loro è un modo per conoscere delle storie molto interessanti, appassionanti, e di scoprire dei nuovi personaggi. Questo è molto interessante, appunto, perché spesso e volentieri, diciamo, mi verrebbe da dire, i supereroi non sono solo nei fumetti da Marvel, ma anzi la storia è piena di supereroi, certo. Inconsci anche magari il fatto di essere diventati così eroi. Certo, certo. Mi viene in mente un personaggio che è un giusto che sarà onorato il prossimo marzo al Giardino al Montestella, Denis Mukwege, un medico congolese nato nel 1955, è specializzato in ginecologia ostetricia ed è un medico che si è impegnato a salvare, ad assistere le donne che sono state oggetto di stupro come arma di guerra durante le guerre in Congo, dopo la guerra in Ruanda. E lo ha fatto e lo sta facendo da anni, nonostante sia stato minacciato e anche oggetto di un assalto, lui e la famiglia, da parte di gruppi armati. Ha anche dovuto nel 2012 lasciare il Congo, proprio perché rischiava lui e la famiglia di morire, ma l'anno dopo è ritornato. E quindi questo è un personaggio vivente, una persona viva, che è un esempio di come medico si può essere molto giusto. Anche questa, appunto, come si è evoluta la figura del giusto. Cioè, inizialmente erano tutti giusti, dicevamo che avevano a che fare con la Seconda Guerra Mondiale, quindi nati comunque nel secolo scorso, comunque all'inizio proprio, se non alcuni, anzi già ancora dell'Ottocento quasi, molto probabilmente. Sì. Adesso sono arrivati ai giusti che nascono dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Sì. E che sono ancora vivi. Certo. E quindi, anzi, è interessante, mi diceva, la testimonianza di quel ragazzo di Parigi. Di Parigi. Il curatore del Museo del Bardo. Persone che possono portarci la loro testimonianza non solo appunto come una targa e basta, ma proprio anche... No, possono venire, e anche altri personaggi che abbiamo avuto. È venuta l'anno scorso Daphne Vlumidi, una signora greca che vive ad Atene ed è stata sull'isola di Lesbo, dove gestisce un albergo, quindi è una signora che fa l'albergatrice.
e lei, era, essendo a Lesbo, ha assistito all'arrivo dei migranti che dal Medio Oriente, per sfuggire alle guerre, cercavano di arrivare in Europa e arrivavano sulle isole greche. E lei quindi, quando ha visto queste migliaia di persone raccolte, stipate nei campi profughi, ha cercato di aiutarle, li ha assistiti, li ha accolti, e da allora combatte per questa causa. E anche lei l'anno scorso è stata invitata a venire a Milano, onorata come giusta, proprio perché anche lei è una persona, diciamo, normale, ma che si è trovata ad agire per salvare, aiutare gli altri, e continua a farlo perché si è impegnata in questa attività. Viviana, perfetto, allora siamo arrivati quasi alla chiusura della nostra trasmissione, ti chiedo di ricordarci ancora le coordinate per seguire Gaimo, sì, da vicino, tutte le iniziative, se ci sono iniziative in arrivo anche, e appunto quali sono le coordinate, i canali migliori per rimanere in contatto con voi. Allora, ripeto quindi il nostro sito www.gariwo.net, Facebook e Twitter, poi un'iniziativa che sarà tra poco il 30 gennaio all'auditorium del Pime, ci sarà il giorno della memoria. Poi il 14 marzo al Giardino dei Giusti alla Montestella ci sarà la cerimonia per la giornata dei giusti dell'umanità. E poi nelle scuole è già partito da poco il concorso Adotta un Giusto, e gli studenti possono guardare il sito di Gariwo, scegliere le figure dei giusti che preferiscono, produrre dei lavori che saranno esaminati, e in aprile ci sarà la premiazione. E l'ultima cosa, le visite guidate al giardino, anche lì gli insegnanti e gli studenti possono chiamare nella nostra sede e prenotare una visita guidata quando vogliono. Ricordiamo vedere. Appunto che il giardino non è mai chiuso, ci si può andare quando no, si vuole, effettivamente con una guida, secondo me, sì, è tutto l'altro. Esatto, storia, esatto, le guide sono molto brave, e quindi senz'altro vale la pena di avere. Del passato lì. So che tantissimi runner ci seguono, ad esempio, sì, siete lì che correte tutti i giorni sulla montagna di San Siro, quindi chissà quante volte avete visto questi ceppi, questi cippi, queste tare, così. Beh, vi fermate un secondo, ci sono tutte le coordinate anche lì, so che c'è scritto come fare per informarvi, si possono appunto fare queste visite guidate, certo, molto molto interessanti. Sì, sì, sì. Viviana, grazie mille di aver essere con noi oggi. Bene, grazie a voi dell'invito e dell'opportunità di presentare Gariwo. Quando potete, quando volete, le porte qui sono aperte, se avete altre iniziative noi siamo ben contenti di darle voce. Bene. Va bene. Grazie mille. D'accordo, grazie. Grazie tante quindi a Viviana Vestrucci di Gariwo, la foresta dei giusti, grazie anche a voi che ci avete seguito quest'oggi qui in diretta. L'appuntamento con Good Morning Milano torna domani come sempre alle 12.30, qui domani martedì si parla di periferie con la consulta periferie Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.